Buonasera e ben ritrovati ad una nuova puntata di Oltre Po. Oggi vi raccontiamo tre storie diverse con un denominatore comune, questa terra appunto, di qua, del grande fiume Po. Per la prima, a dire il vero, il fiume dobbiamo attraversarlo e andare a Pavia, dove nel weekend quasi 500 alpini da tutta Italia hanno sfilato per le vie della città. Molti di loro poi sono tornati fra colline e montagne, anche in alto Oltre Po, da dove venivano molti militari operativi che parteciparono alle guerre del secolo scorso. In occasione dei 100 anni della sezione pavese è stato anche presentato un libro che raccoglie tutta questa vicenda. Restiamo in collina fra Stradella e Montalto Pavese per parlare poi di musica con Jessica Della Fiore, che ha appena pubblicato il suo primo disco in cui c'è una dedica speciale a questi luoghi. Chiudiamo con il gruppo Benvenuti a Pavia, che ogni mese porta centinaia di appassionati e curiosi a visitare i castelli dell'Oltre Po e non solo, luoghi magici la cui visita spesso però è purtroppo preclusa ai visitatori occasionali, ma che si aprono in occasione di eventi speciali come quelli appunto di andar per castelli. Buona visione! Cento anni di storia, un traguardo non da poco, peraltro che cade più o meno in concomitanza con i 150 del Corpo Nazionale, tanti festeggiamenti, domenica ovviamente e sabato e domenica delle bellissime iniziative, ma anche una pubblicazione che racconta questo secolo di storia. Dove nasce quest'idea e di cosa parlate? Lo spirito con cui è nata l'ANA nazionale è ancora esattamente lo stesso con cui vive e tutti i giorni si muove la nostra attuale associazione. Quindi, come premessa, è 100 anni che sono stati anni difficili, perché è un secolo dove si sono alternate vicende nefande con invenzioni meravigliose. E quindi noi siamo stati sempre impegnati, soprattutto rispettando un motto che è ancora il nostro: onorare i morti aiutando i vivi. E questo aiuto, ve ne parlerà poi Carlo Gatti, si estrinseca nella nostra protezione civile. Vedere le foto degli interventi fatti a Onna piuttosto che a Tarvisio, cioè fa venire in mente gli anni passati, e fa venire in mente quanto abbiamo fatto noi alpini e quanto ci sono state riconoscenti le popolazioni di quei territori che hanno subito queste cose. Il libro continua con una cosa importante, che è il nostro giornale. All'inizio, quando nacque il nostro giornalino, era un semplice foglio, quasi un bollettino parrocchiale, però era il momento in cui l'associazione parlava con un'unica voce, quella del nostro giornalino sezionale. Adesso poi ci sono le foto nel libro delle attuali edizioni, che sono molto curate anche dal punto di vista grafico, con delle collaborazioni importanti come quella di Mino Milani, finché purtroppo non è venuta a mancare. Insomma, è stata una soddisfazione scrivere questo libro, perché ha ricordato anche con la memoria visiva delle cose belle che insieme abbiamo fatto. Qualcuno si chiederà certamente perché in una città che non è certamente di montagna come Pavia nasca subito, meno di 3 anni dopo la nascita ufficiale dell'associazione, nasca una sezione di questa associazione. Intanto bisogna ricordare che appunto ai tempi della Prima Guerra Mondiale chi aveva un titolo di studio veniva avviato ai corsi ufficiali, quindi Pavia, che pur non essendo città di montagna ma sicuramente è una illustre città universitaria, fra studenti universitari, docenti universitari, dovevano essere molti quelli che hanno fatto poi il servizio militare come ufficiali degli alpini. Mentre per quanto riguarda i soldati, la truppa, diciamo, il reclutamento avveniva soprattutto nell'Oltre Po, nell'Alto Oltre Po all'epoca. Storie che sono raccolte anche all'interno, sì, di questo libro. Se ne parla nel libro. Noi abbiamo certo un capitolo dedicato alle medaglie d'oro pavesi, appunto il generale Magnani, il tenente Bascapè di Voghera.
Poi abbiamo anche due altre figure che hanno fatto parte degli alpini, anche se il momento in cui sono stati hanno ottenuto la massima decorazione, erano in altri reparti dell'esercito. Il colonnello Romero di Mortara, che è morto ad Adua, e il maggiore Coralli di Casteggio, che è morto poi sul Monte Grappa. Tantissime le iniziative che avete organizzato in questo centenario, in quest'anno, a partire da questo libro di cui abbiamo appena parlato, ma anche manifestazioni come quella che c'è stata nello scorso weekend. In Italia le sezioni alpine sono 80 e più di 20 erano presenti alla nostra manifestazione. È stato un piacere, soprattutto il ritrovarsi dopo gli anni della pandemia, che oltre ad aver segnato dolorosamente un po' tutta la cittadinanza, anche per l'associazione ha avuto un impatto negativo piuttosto pesante, sia per le perdite di tanti amici e perché il fermarsi poi rende sempre più difficile il ripartire. Abbiamo ricordato sabato un evento storico legato alla città di Pavia, che risale agli inizi della prima guerra d'indipendenza, la consegna a quello che allora era l'esercito sabaudo della bandiera tricolore in sostituzione della bandiera sabauda, che è avvenuto proprio qui alle periferie di Pavia, al passaggio del Gravellone, un evento che ci ricorda come Pavia è stata, che fra l'altro è città medaglia d'oro delle guerre di indipendenza, ci ricorda di tutti appunto tra gli eventi il fatto che fu al centro di questo fermento che poi ha portato finalmente all'unità nazionale. L'ispirazione a scrivere che torna dopo anni passati a suonare e cantare cover, ovvero brani di altri artisti, insomma, ma manca il tempo per incidere. Poi arriva il Covid e nel tempo dilatato dei lockdown delle città arriva anche questo. Nasce così 29, il primo disco di Jessica Della Fiore, in arte Aurora Blu, in cui la musicista di Stradella ha voluto omaggiare la sua terra, l'Oltrepò. Perché 29? È stata l'età nel 2017 in cui è tornata l'ispirazione musicale dopo 10 anni di stacco, di vuoto, e quindi per me è stato un momento significativo a cui ho voluto dare questa importanza appunto nel titolo. Musica della sera. Quando è nata questa passione per la musica? Allora, la passione è nata a 6 anni, perché ho iniziato con lo studio del pianoforte classico e poi negli anni, soprattutto nell'adolescenza, è venuta fuori la passione poi per il canto. Ho iniziato a 15 anni con il canto, e anche la chitarra, il pianoforte di accompagnamento, insomma, pian pianino si sono ampliate le passioni a livello musicale. E intorno ai 18 anni, 17-18 anni, ho cominciato a pensare: mi piacerebbe scrivere delle canzoni e fare un disco. Poi però appunto ci sono stati questi 10 anni senza più scrivere, ma comunque continuando a cantare cover, quindi per seguire il lato dell'interprete, fino a che nel 2017 appunto a un certo punto ho iniziato, mi sono rimessa al pianoforte, un po' alla chitarra, e è tornata l'ispirazione. Non è una promessa, ma è la certezza. Si torna a suonare nei locali, anche se ce ne sono sempre meno, soprattutto qua dalle nostre parti. Per la musica è un momento ancora, cioè siamo in ripresa, però è un momento ancora difficile. Io posso dire che durante il 2020, i primi mesi, è stato lì che, essendo in casa, ho terminato il primo brano veramente del disco, in realtà, e poi da lì ci ho lavorato molto, insomma, è stata anche un'occasione
per creare questo disco. Insomma, quando si dice nelle crisi ci sono anche delle opportunità, parlaci un po' di questo disco, perché è legato a questo territorio. Ho voluto dedicare la copertina, le due copertine fronte retro, proprio all'origine delle mie due famiglie, da parte di mamma e di papà. Infatti abbiamo Montalto Pavese in copertina, in fronte, e retro abbiamo il comune di Rovescala. Dove possiamo trovare questo disco e dove eventualmente ti si potrà ascoltare nei prossimi mesi? Allora, innanzitutto ci sono, siccome sono un po' all'antica, ho fatto stampare un po' di copie, sperando che possa essere ancora apprezzato il vecchio formato fisico del disco, e sto caricando su tutte le piattaforme le canzoni. Non ci sono ancora tutte, ma ci saranno. Poi sono previste delle presentazioni nei prossimi mesi, la prima sarà a Montalto Pavese, ancora non c'è la data, però ci sarà. È fatta solo di attimi. Migliaia di follower sui social, decine di partecipanti ad ogni evento in cui spesso e volentieri si va per castelli in Oltrepò. Luoghi incantati in cui si respira la magia di un tempo antico e sospeso, e la cui visita spesso, purtroppo, è preclusa ai visitatori occasionali. Quando è nata questa iniziativa che oggi vede migliaia di follower seguire questa pagina, ma anche diverse attività che fate sul territorio? Ciao a tutti, io sono Claudia Francione, questo gruppo Facebook è nato qualche anno fa e abbiamo appunto tanto seguito. E poi abbiamo pensato, conoscendo appunto Daniele Marchesi, che oggi non è presente con me, di creare questo giro, andare per castelli, quindi visitare tutti i vari castelli sia dell'Oltrepò piuttosto che della Lomellina, e conoscere tanti aspetti anche del territorio. Qua ad esempio siamo a Santa Giulietta, c'è un castello qui che credo in futuro vorrete visitare, ma in diversi ne avete già visitati, proprio qui nell'Oltrepò Pavese in questi mesi. Abbiamo fatto a novembre il castello di Castana, molto molto bello. Poi abbiamo fatto alla fine di novembre, abbiamo fatto il Museo del Cavatappi, poi siamo andati a Golferenzo a vedere anche lì uno dei borghi più belli d'Italia. Poi a gennaio siamo andati a vedere il Castello Visconteo di Pavia, eravamo in tantissimi, tantissimi, tantissimi. E poi siamo andati a vedere la Certosa di Pavia, ultimamente, 15 giorni fa, e domani saremo al Castello di Pieve del Cairo. Chi è l'utente medio, insomma, chi sono i partecipanti che in genere appunto partecipano a queste iniziative? Da dove vengono? Ma vengono un po' sia dall'Oltrepò, sia da Tortona, dalla Lomellina piuttosto che a Milano. L'utente medio comunque è la famiglia o anche la persona singola che appunto ha voglia di vedere questo territorio che è immenso. Spesso si dice che nell'Oltrepò Pavese ci sono tanti castelli, ci sono luoghi meravigliosi che però spesso non sono accessibili. È vero? Avete trovato anche voi questa difficoltà? Sì, è vero, ci sono dei castelli appunto che sono privati, però tramite l'associazione Il Buve dell'Arte Zimbardi, che è appunto del Daniele Marchesi, riusciamo sempre comunque ad avere a visitarli. Quindi noi vi aspettiamo sul gruppo Benvenuti a Pavia,